attraverso questo percorso letterario, di proposta letteraria, dei percorsi di empatia umana. Il detenuto che si sente escluso, reietto, giudicato, che ha la possibilità di capire che qualcuno, e guardate, io lo vedo fisicamente, perché nel reparto alta sicurezza abbiamo moltissimi condannati all'ergastolo, quanto questa proposta dal punto di vista oggettivo crea rinascita dentro il cuore e la mente di una persona che dovrà rimanere lì forse a vita, forse 30 anni. Quindi generare empatia, una cosa così apparentemente, una parola così apparentemente scontata, usata, ma da dover ricercare nella propria identità, cioè qualcuno che sa che io esisto, e la letteratura è questo, le varie espressioni della nostra letteratura, quella italiana, ma prendiamo tutte le letterature insomma del mondo, hanno fatto una storia in questo senso. Altro aspetto, una sfida all'educare,